Nell'ultima puntata di Amici 24, due allievi sono stati scaricati dai loro professori, generando una riflessione su come la gestione degli alunni influenzi i messaggi trasmessi ai giovani spettatori. Ecco cosa è successo e perché desta preoccupazione. L'episodio di Amici 24 è andato in onda ieri, in cui Chiamami Faro ha vinto la sua sfida contro una famosissima, ha lasciato molti telespettatori con un senso di disorientamento. Protagonisti della puntata sono stati due giovani talenti, Francesca, ballerina del team di Emmanuel Lo, e Diego, cantante sotto la guida di Rudy Zerbi. Entrambi gli allievi hanno vissuto momenti di incertezza, trovandosi improvvisamente a rischio eliminazione, non tanto per una questione di talento, ma per decisioni legate alle preferenze dei loro insegnanti. Francesca, apprezzata da tutti per la sua bravura, ha ricevuto un trattamento insolito. Emmanuel Lo, suo insegnante, ha deciso di rinunciare a lei, nonostante il riconoscimento delle sue qualità artistiche anche da parte delle colleghe Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Quest'ultima ha poi deciso di accoglierla nella sua squadra, mostrando empatia e volontà di scoprirne il potenziale. La situazione si è risolta positivamente per l'allieva, ma il segnale inviato è stato ambiguo. Anche i talenti riconosciuti possono essere facilmente scaricati per motivi che esulano dalle loro capacità. Amici 24, l'ultima tendenza dei professori preoccupa, perché potrebbe emergere un messaggio negativo. Lo stesso copione si è ripetuto con Diego, allievo del team di Rudy Zerbi. Quest'ultimo ha scelto di sostituirlo con una nuova arrivata, Antonia, dichiarando di non avere più posti disponibili. In questo caso, la responsabilità di decidere il destino del cantante è stata passata alle docenti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, entrambe pronte ad accoglierlo nei loro team. Tuttavia, resta da vedere quale sarà la scelta del ragazzo, lasciando ancora una volta i telespettatori in sospeso. La scelta dei professori di scaricare i loro allievi senza una motivazione legata al talento, bensì alle proprie preferenze, solleva questioni importanti. In un contesto come quello di Amici, seguito da un pubblico giovanile, il messaggio veicolato può avere un impatto negativo. Il concetto di essere rifiutati o sostituiti non per mancanze personali, ma per una decisione arbitraria, potrebbe influenzare la percezione di autostima e motivazione dei ragazzi che seguono il programma. Se da un lato è comprensibile che Amici debba intrattenere e mantenere alto l'interesse del pubblico, dall'altro c'è una responsabilità educativa che non dovrebbe essere ignorata. Mostrare che gli allievi possono essere sostituiti senza un valido motivo rischia di normalizzare l'idea di una precarietà esistenziale che potrebbe condizionare negativamente le nuove generazioni. Sarebbe forse opportuno riflettere sull'importanza di valorizzare il talento e l'impegno, senza ricorrere a dinamiche che possono minare la fiducia in se stessi dei giovani spettatori. In un'epoca in cui i giovani già affrontano pressioni sociali significative, vedere i loro beniamini trattati in modo usa e getta da figure di autorità come i professori potrebbe avere ripercussioni sulla loro visione di sé e delle relazioni professionali.